Buonasera a tutti e bentornati in questo appuntamento con l'informazione locale di RTA Videotaro in collaborazione con TG Parmense, in questa giornata di venerdì 30 agosto 2024. Il comune di Noceto ha inviato una lettera formale ad ANAS SpA, sollecitando un intervento urgente per la manutenzione delle torri faro situate nei pressi degli svincoli stradali di Castel Guelfo. Il sindaco Fabio Fece ha espresso l'insoddisfazione dell'amministrazione comunale per il perdurare del malfunzionamento di queste infrastrutture, che da anni generano situazioni di pericolo per gli automobilisti. Il primo cittadino ha sottolineato che l'ente locale non tollererà ulteriormente l'inerzia di ANAS, evidenziando anche problemi legati alla scarsa manutenzione del verde e alla presenza di animali selvatici che attraversano la carreggiata senza controllo. Il comune ha inoltre avvertito ANAS che sarà ritenuta responsabile per eventuali incidenti derivanti da questa situazione, richiedendo un riscontro immediato in merito. E questa notte un incendio sui binari ha provocato disagi sulla tratta Pontremolese, creando ritardi che si sono protratti anche in mattinata. È stato un incendio nei pressi dei binari a generare caos e disagi sulla linea ferroviaria Pontremolese. Il rogo si sarebbe innescato attorno alle ore 2 di questa notte da delle sterpaglie poste nei pressi dei binari, come riporta Reti Ferroviarie Italiane, nella tratta urbana tra le stazioni di La Spezia Migliarina e La Spezia Centrale, causando una raffica di cancellazioni di corse di treni tra la Liguria e la Toscana fino alla mattinata inoltrata. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme alle prime ore del mattino, la viabilità sulla rete ferroviaria ha impiegato diverse ore prima di tornare alla normalità e si sono registrati ritardi significativi anche su treni a lunga percorrenza, diretti alle stazioni di Milano Centrale, Torino Porta Nuova e Roma Termini. I treni ad alta velocità e Intercity, coinvolti nel rallentamento della circolazione, hanno subito limitazioni di percorso e ritardi fino a 240 minuti, mentre i treni regionali tra La Spezia Centrale, Sarzana e Parma hanno subito cancellazioni o limitazioni di corse. Il treno che passa a Borgotaro dalle 7.09, particolarmente utilizzato dai pendolari valtaresi, ha accumulato circa 45 minuti di ritardo ed è stato originato da Vezzano Ligure, anziché dalla Spezia Centrale. I carabinieri del NAS di Parma, nel corso di controlli finalizzati a contrastare la diffusione della peste suina africana, hanno recentemente svolto un'ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante sito in un comune dell'Appennino. L'ispezione ha portato al sequestro amministrativo di 110 kg di alimenti vari, tra cui sughi, condimenti e carne di bovino, per un valore commerciale complessivo di circa 2.500 euro. Questi alimenti sono stati sequestrati poiché in parte privi delle necessarie indicazioni della tracciabilità e in parte scaduti, dunque non idonei al consumo. Sono stati inoltre sequestrati 7 kg di funghi epigei freschi, del valore commerciale di circa 500 euro, che risultavano non idonei al consumo poiché privi della prevista certificazione micologica, un requisito essenziale per la commercializzazione e la sicurezza di questo tipo di prodotto. Le verifiche hanno anche evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie all'interno dei locali del ristorante, con una diffusa presenza di sporcizia, ragnatele e insetti. È stato infine accertato l'omesso aggiornamento del libro degli allergeni, un documento obbligatorio che deve indicare chiaramente gli ingredienti e le sostanze utilizzate nella preparazione alimentare, che possono provocare allergie o intolleranze nei clienti. A seguito delle irregolarità riscontrate, al responsabile legale dell'attività sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 3.300 euro. E adesso, insieme al presidente del comitato Pro Isola, Manuel Camisa, parliamo della fiera millenaria di San Terenziano. Servizio di Mattia Lambruschi. Siamo qui oggi con Manuel Camisa, presidente del comitato Pro Isola, comitato che organizza annualmente la Fiera Millenaria di San Terenziano. Novità anche sulla disposizione, diciamo, del tendone della fiera, del ristorante, e poi ci saranno conferme come quelle di tutti gli anni con i trattori d'epoca, le motoseghe d'epoca, lo spettacolo di trial del Trial Team Aveto la domenica pomeriggio, la presenza della banda di Tarsogno, i gonfiabili per i bambini e i cavalli per il battesimo della sella per i più piccoli. La vostra è una ricerca costante di orchestre sempre di altissimo livello. Vuoi illustrarci quali saranno quelle di quest'anno e quale sarà il menù nelle varie serate? Allora, sì,
saranno tre serate danzanti, la prima con un'orchestra diciamo abbastanza importante del momento, che è Federica Cocco, è il primo anno che viene. La seconda sera, sabato sera, ci sarà Giorgio Ikebana, e la domenica sera, per chiudere, l'immancabile Paolo Bertoli. Il menù sarà come tutti gli anni, di mare e di monti. Saranno presenti il solito fritto misto, le paelle, le tagliate, la focaccia di Recco. Quest'anno ci sarà qualche novità di qualche piatto nuovo. Come tutti gli anni, il sabato e la domenica sarà presente il mercato ambulante? Sì, sarà presente il mercato ambulante. Quest'anno dovremmo avere qualche bancarella in più rispetto agli anni scorsi. Avremo il mercatino dell'arte e dell'ingegno, il mercato ambulante tradizionale e il mercato agricolo, diciamo, di prodotti biologici. Non solo fiera con bancarelle, musica e tanto intrattenimento, ma fondamentale sarà anche l'aspetto liturgico. Sì, abbiamo già iniziato ieri con la processione col santo, con la statua di San Terenziano, e sabato ci saranno le prime messe al pomeriggio, le prefestive, e la domenica mattina e pomeriggio ci saranno le messe tradizionali, con a chiudere i vespri solenni con le autorità e la banda musicale. Vi aspettiamo alla Fiera Millenaria di San Terenziano. Nella giornata di ieri, il comune di Medesano ha provveduto alla riqualificazione degli scarichi del campo sportivo di Sant'Andrea Bagni, ostruiti da radici di alberature presenti nelle vicinanze. L'intervento è servito per poter consentire alla Folgore Futura di poter continuare a svolgere regolarmente la propria attività sportiva. E la Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto 2024 si svolgerà dal 4 al 6 ottobre, offrendo un ricco programma di eventi per tutti i gusti. La manifestazione si aprirà giovedì 4 ottobre con un incontro culturale al Museo del Fungo, mentre il giorno seguente avrà luogo l'inaugurazione ufficiale con il Corpo Bandistico di Albareto. Durante i tre giorni di fiera, i visitatori potranno godere di una varietà di attività, tra cui escursioni in e-bike, mostre micologiche, mercati artigianali e spettacoli musicali. Non mancheranno i momenti culinari, con pranzi e cene a base di funghi porcini presso il Pallafiera, e intrattenimento serale con musica dal vivo e DJ set. La fiera culminerà domenica 6 ottobre con eventi dedicati ai più piccoli, escursioni a cavallo e dimostrazioni di sculture con motosega, offrendo un'esperienza completa che celebra la tradizione e la cultura legata al fungo porcino. E ci richiamo adesso a Tarsogno per una mostra di cartoline storiche a opera di Guglielmo Cardinali. Siamo a Tarsogno dalla mostra di Guglielmo Cardinali. Dopo le innumerevoli mostre che ci ha proposto negli anni passati, quest'anno cosa ci propone, Guglielmo? Siamo sul campo delle cartoline. Io le colleziono, ne ho una bellezza di 1000 tra Tarsogno e Centocroci, 1000 una diversa dalle altre. Ci sono dei pezzi che sono stupendi e di conseguenza ho provato a fare un piccolo percorso dal passo di Centocroci al passo del Bocco, cioè toccando un po' tutte le frazioni del comune di Tornolo. Fino adesso io ho notato che c'è stata molta attenzione, sperando di non aver sbagliato. Bene, le foto cosa ci illustrano? Ci illustrano cose antiche, cose... Sì, più che altro la storia, la dogana partendo da Centocroci, i ponti di Maria Luigia a Ponte Strambo, poi sul passo del Bocco ho fatto a Santa Maria del Taro le vecchie miniere, la casa che poi era l'albergo Abeti, l'antica villa di Henri de Thierry, che era quel viceconsole che ha pagato di sua tasca la strada del Bocco, che l'ha fatta fare di sua tasca, e là si vede la sua villa, che poi è diventata l'albergo degli Abeti. Comunque parte da così, parte da Centocroci e si arriva al Bocco. È un percorso storico? Infatti è storico, esatto. È naturalistico anche, perché si vede, è un po' storico e naturalistico. E poi c'è una cosa interessante che vorrei dire. Quando si faceva l'acido pirolegnoso
del faggio del Penna è che si usava il carbone del faggio che era pulito a diversità del castagno e del cerro. Usavano questo carbone nelle stirerie a vapore perché non macchiava e spero che a qualcuno faccia piacere vederle. Questo è il carrellino che ha portato la Madonna di San Marco sul Penna. Questa è la prima corriera che da Santa Maria del Taro è arrivata a Chiavari tramite il Passo del Bocco. Questo è il famoso ponte fatto costruire a Ponte Strambo di Maria Luigia, per non passare in territorio altrui e non pagare gabella. Adesso purtroppo senza la manutenzione questo ponte qua non esiste più perché si è abbassato, una piena del Taro l'ha portato via. Questo è l'antico castello di Tarsogno che era stato costruito alle spalle della nuova chiesa che è nel 1200. E poi demolito nel 1451. Questo è l'albergo Miramonti di Tarsogno negli anni 30, quando, dove la gente faceva rifornimento di carburante, e questo vediamo, lì vediamo l'antica pompa con i fusti della benzina. È un'immagine del Passio di Centocroci con l'antica dogana ducale, e in primo piano vediamo un'antica carrozza trainata da cavalli. Il Centro Sportivo Montepelpi, in collaborazione con il Comune di Bedonia, ha organizzato per il giorno sabato 31 agosto una festa di fine estate. Appuntamento alle 20 insieme al gruppo Steel House e alle 21:30 con DJ Stefania in console. Una serata dedicata ai giovani, ma imperdibile per chiunque, attende tutti quanti, con aperitivo a bordo piscina e vasca illuminata e aperta con accesso gratuito. E termina qui il presente telegiornale, ma non cambiate canale perché dopo gli spot andrà in onda il nostro secondo TG, dedicato a eventi, cultura, sport e curiosità. Detto questo, ci ritroveremo di nuovo con voi dopo la pubblicità. Pronti, attenti e al via la fiera millenaria di San Terenziano ad Isola di Compiano. Si parte il 30 agosto a partire dalle 20:30 con la cena e la gustosa focaccia al formaggio per chiudere in musica con l'orchestra di Federica Cocco. Il 31 agosto la Santa Messa dalle 18 e poi il mercato ambulante, il mercatino dei prodotti biologici, la mostra dei trattori d'epoca, la mostra di motoseghe, il mercatino dell'arte e dell'ingegno e uno spazio dedicatissimo ai bambini con la caccia al tesoro, i laboratori, i tappeti elastici e i divertenti gonfiabili. Si ballerà con Giorgio e Ikebana. Domenica 1 settembre, un programma ricchissimo, fin dalla mattina, con l'accoglienza delle autorità, la presenza del corpo bandisco di Tarsonio e la benedizione dei bambini. Non finisce qui, scopri tanto altro il 30, il 31 agosto e la chiusura della fiera il 1 di settembre. Fiera millenaria di San Terenziano ad Isola di Compiano, inizia la festa delle tradizioni. Le cose che facciamo definiscono chi siamo. Noi siamo autentici, come le nostre origini e la nostra passione. Siamo innovativi, come i progetti con cui reinventiamo le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti. Creiamo insieme soluzioni che fanno davvero la differenza, prendendoci cura di ogni dettaglio. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci, sempre. Le nuove cucine Lube le trovate esposte da Arredamenti Bertani. Approfittate della detrazione fiscale del 50% per gli acquisti dei vostri arredi ed elettrodomestici. È arrivato a Borgo Taro il nuovo punto vendita di Prima e Poi. In via Nazionale 13 vi aspetta con un'ampia scelta di biancheria intima, biancheria per la casa e molto altro ancora a prezzi imbattibili. 30 anni di esperienza al servizio dei clienti per soddisfare ogni tipo di esigenza. Prima e Poi lo trovi a Borgo Taro in via Nazionale 13 e a Bedonia in piazza Plebiscito 4. Hai un'azienda o abiti in un comune della Val di Taro? Gas Energia ha un'offerta impensabile per te. Passa
passa a Gassese Energia le tue utenze luce e gas e avrai uno sconto del 40%. Contatta subito Gassese Energia, il tuo fornitore di fiducia in Borgo Val di Taro. Supermercato Carrefour, bella tradizione di Bedonia, vi aspetta ogni giorno, domeniche comprese, con la cortesia e l'altissima qualità che ci contraddistinguono dal lontano 1982. È inoltre in arrivo una grandissima novità, prossima apertura di un nuovo supermercato a Isola di Compiano, per essere ancora più presenti nella nostra bellissima valle. L'amministrazione comunale di Bedonia organizza una raccolta porta a porta di elettrodomestici da rottamare, come frigoriferi, congelatori, lavatrici, televisori, computer, aspirapolveri e telefonini. La raccolta parte dal 10 aprile nel capoluogo e il 4 aprile nelle frazioni. I giorni di raccolta in tutto il territorio comunale sono pubblicati in appositi calendari e le informazioni possono essere richieste all'ufficio tecnico. Gli oggetti devono essere depositati la sera prima del giorno di raccolta. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Coridoni 38. Mora Noleggi a Fornovo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34. Gruppo Optimitti, oltre 60 anni di attività a servizio di privati ed enti pubblici. Un gruppo che ha sviluppato le proprie attività seguendo le trasformazioni che avvenivano nel paese. Gruppo Optimitti, per la valorizzazione delle risorse umane e la crescita territoriale. Optimitti, un gruppo che opera nell'ambiente, per l'ambiente. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. Musica viva, gridiamo e viva, e di problemi no, non ci sono più. La puoi cantare, anche ballare. La musica viva con noi. Vuoi ospitare una puntata dell'aperitivo del Parmense? Oppure vuoi parlare della tua attività e sponsorizzarci? Allora scrivici a comunicazione@optimitinetworking.com o chiamaci al 333-8424-031. Ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale, con il TG dedicato ad arte, sport, culture e curiosità. Prima di proseguire con queste notizie, andiamo a vedere la programmazione di Arrete Avido Taro per oggi e domani sera. Questa sera, alle 20.45, ci sarà Salute e Società. Alle 20.50, la musica vi aspetta con Musica Viva. Alle 22.15 è ora di Video Station. Successivamente, a mezzanotte, la replica del presente TG. A mezzanotte 30 Balla che ti passa e a 1.30 si chiude con Rivediamoli 1999. Domani sera invece alle 20.45 ci sarà il programma L'Alpino. Alle 21 la terza pagina con un concerto di musica classica. Alle 22.30 la replica del TG. Successivamente alle 23 Balla che ti passa e a mezzanotte, in chiusura della serata, Rivediamoli 1999.
Ricordo poi che al termine di ogni telegiornale andrà in onda Italpress TG News, con cui si farà una panoramica più generale delle notizie più importanti del giorno a livello non solo locale, ma anche nazionale e internazionale. E passiamo ora al resto delle notizie. Esordio positivo per il nuovo duo della Pinetti Motorsport di Colorno, formato dalla giovane Emma Segattini e dal rientrante Arnaldo Bernazzani, che ha partecipato al terzo round del campionato italiano GT Sprint al Mugello. Alla guida della Ferrari 488 Challenge Evo, i due hanno mostrato una progressiva crescita, conquistando la quinta posizione di classe in entrambe le gare del weekend. Durante le prove libere e le qualifiche, il team ha lavorato per affinare la confidenza con il mezzo, ottenendo il settimo posto in griglia nella categoria GT C1A. Segattini e Bernazzani hanno poi migliorato il feeling con il tracciato, chiudendo in dodicesima posizione assoluta in gara 2. Il direttore sportivo Maurizio Carminati ha espresso soddisfazione per la prestazione del nuovo binomio, sottolineando la crescita di Segattini e il ritorno competitivo di Bernazzani. Con questi risultati, Segattini sale all'ottavo posto nella classifica GT Cup AM, mentre Bernazzani si posiziona undicesimo. Il duo affronterà il round finale a Monza con l'obiettivo di chiudere al meglio la stagione. E adesso le previsioni del tempo del fine settimana a cura di Francesca Leoni. Benvenuti alle previsioni meteo per il fine settimana. A Collecchio, Fornovo, Medesano e Noceto, cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge, la massima sarà di 34 gradi, la minima di 23, venti deboli. Allerta AFA. In Valceno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge, la massima sarà di 34 gradi, la minima di 22, venti deboli. Allerta AFA. In Valtaro, cieli in prevalenza poco nuvolosi, sono previste piogge nel pomeriggio di sabato. Massima registrata sarà di 34 gradi, la minima di 17, venti assenti, allerta AFA. In Alta Valle, cieli in prevalenza poco nuvolosi, non sono previste piogge, la massima sarà di 36 gradi, la minima di 17, venti deboli, allerta AFA. Grazie per averci seguito, Francesca Leoni. TG Parmense. Il 1° settembre a Sorbolo prenderà vita un evento unico nel suo genere, nell'ambito della rassegna Musica Inchiostro del Festival della Parola, la prima nazionale assoluta di Giunica, racconti e voci per Giuni Russo. L'iniziativa, realizzata in occasione del 20° anniversario della scomparsa di Giuni Russo, rappresenta un raffinato omaggio a una delle voci più straordinarie della musica italiana. La serata, che si terrà alle ore 21:15 nella piazzetta del Centro Civico di Via Gruppini, vedrà la partecipazione della Filarmonica di Parma, diretta dal maestro Alessandro Nidi, e della cantante attrice Francesca Tripaldi, che interpreterà le canzoni della celebre artista. L'evento, prodotto dal Festival della Parola e inserito all'interno della rassegna Sere d'estate del comune di Sorbolo Mezzani, sarà un'occasione per esplorare l'eclettismo e la profondità vocale di Giuni Russo, grazie a un progetto artistico che intreccia musica e narrazione biografica. Alessandro Nidi, che collaborò a lungo con Russo, ha curato sia gli arrangiamenti che l'ideazione di questo tributo, trasformando ogni canzone in un momento di riscoperta della carriera e della vita dell'artista. La partecipazione all'evento è gratuita, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà spostato all'interno del Pala Arisi di Sorbolo. Dopo questa serata inaugurale, Musica Inchiostro proseguirà con altri 4 appuntamenti di grande rilievo, spaziando tra musica pop, teatro civile e poesia. Tra gli eventi successivi si segnala Fuori di testi, uno spettacolo che il 5 settembre svelerà i segreti dietro ad alcuni dei brani più iconici della cultura pop e rock, e Il testimone, in scena l'8 settembre a Parma, un'opera teatrale dedicata al giudice Ciaccio Montalto, vittima della mafia. Il festival si concluderà il 10 settembre a Lagdei, con Franco Arminio e i suoi Canti della gratitudine, un appuntamento di poesia e riflessione immerso nella natura. E per questa sera l'edizione del telegiornale si conclude qui. Non mancate di seguirci anche su Facebook, alla pagina di RT Avidotaro e sul nostro canale YouTube.
Per guardare in diretta il telegiornale siamo ogni sera alle ore 19 sul canale 89, oppure in diretta streaming su Twitch. Vi ringrazio per averci seguito. Qui è Lorenzo Rosselli e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.